c'è un bagno, qual è il bagno? Adesso voglio un bagno, dimmi che in questo buco tu ce l'hai oppure scoppio. Le turbolenze prima, poi le buche dentro il taxi, questo viaggio ha fatto schifo e ci ho messo un tempo doppio. Ma ti trovo assai raggiante e mi pare troppo tonda, non è mica un'offesa, le fin carne sono belle. L'eczema è orrendo per la pelle, stai usando l'unguento che ti ho dato, perché ignori sempre i consigli che ti do. Non ti servo, sei sicura, scommettiamo. Pa, 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 pa. Qui c'è un bagno, dov'è il bagno? Tu non vuoi dirmi dove il bagno sia? È di sopra! Ma dover salire sciocco? Bella casa, così sembra un po' vuota, a dire il vero, qualche fiore o delle piante danno un elegante tocco. È bello curare la casa nei dettagli, puoi truccarti, è molto meglio, non lo fai perché sei gay. Io comunque ti adorerei e spiegherebbe varie cose, ma sei veramente gay? Ancora non sono gay! Non interrompermi e ora mi ascolti. Non ti offri mai di preoccuparti di come sto, e io credo che tu sia una figlia sempre ingrata con me. Ora spiegami come posso trovare lo stupido tuo bagno. Ti ho detto che è di sopra! Oh, giusto, ti ringrazio. E si fa a definire quello bagno? È vuoto, brutto e spento, non hai certo speso troppo. Ti serve un coprivater? Non vuoi un coprivater? Anche un tappeto a terra? Oh, oh, hai sentito? Un vescovo in Wisconsin se l'è presa con gli ebrei, quindi il tempio ha levato il formaggio dai buffet. E a casa c'è chi chiede che cosa fare, Becca? Avrà fatto molta strada e allora io dico, ma che? Tu non troverai marito, la carriera almeno va. Aspetta ora, neanche quella, ti sei trasferita qua. Ho speso un patrimonio per Harvard e Yale. E tu adesso getti il tuo tempo in un orrendo posto. E che fai, ti abbuffi pure di schifezze da fast food. Porta quella sopra tu e poi portami dell'acqua. E mi aspetti che prima io vado.